Adesso andiamo a capo tornando per continuare a parlare di migranti, ma in questo caso c'è lo sfruttamento dei migranti, in particolare lo sfruttamento della prostituzione. Le donne che erano ospiti per l'appunto nel centro accoglienza di Capo Tornando erano costrette a prostituirsi. 9 le misure cautelari che sono state emesse dalla procura di Patti. L'accusa, oltre che di favoreggiamento alla prostituzione, è anche di spaccio. Un locale a luci rosse con prostitute migranti dello Sprar, un giro di spaccio che coinvolgeva tutta la Riviera Tirrenica. A svelarlo, un'operazione della Procura di Patti con i carabinieri che questa mattina hanno eseguito 9 misure cautelari nei confronti di altrettante persone di Capo d'Orlando. L'accusa, a vario titolo, è di favoreggiamento della prostituzione, spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. Ivana, hashish e cocaina. L'inchiesta è partita nel 2018. Attraverso pedinamenti, intercettazioni telefoniche ed ambientali, gli investigatori hanno ricostruito l'attività di Giuseppe Campisi, che aveva messo su una vera e propria impresa per lo sfruttamento della prostituzione attraverso le donne migranti dello Sprar di Capo Orlando, che si prostituivano in un appartamento del centro procurato da Campisi, adesso ai domiciliari. Nelle conversazioni il locale a luci rosse veniva denominato Cancello Verde. Il 65enne inoltre aveva messo l'auto a disposizione di una rete di spacciatori che piazzavano marijuana, hashish ma anche cocaina lungo il litorale tirrenico tra Sant'Agata e la Costa Saracena. L'uomo si era trasformato in un vero e proprio autista del gruppo, da qui il nome dell'operazione Taxi Driver. A firmare i provvedimenti cautelari è stato il giudice per le indagini preliminari Eugenio Aliquò, su richiesta dei sostituti Alice Parialò e Giorgio Orlando, che hanno coordinato l'inchiesta insieme al procuratore di capo di Patti, Angelo Cavallo, sequestrato nel corso dell'operazione di oggi anche un chilo di marijuana.